2023 si chiude con un saldo negativo per le esportazioni del distretto pratese e meno 10% per il tessile. Festa dei lavoratori, domattina il corteo promosso dai sindacati, nel pomeriggio la tradizionale ostensione della Sacra Cintola. Studente rapinato con un coltello alla fermata del bus, la polizia rintraccia e denuncia due minorenni. Un eccezionale multitrapianto di organi eseguito al Santo Stefano dà una nuova speranza di vita a 6 pazienti. Contrasto ai cambiamenti climatici, il video realizzato dagli alunni delle Ciliani nell'ambito del progetto europeo Agrinet. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Monitor distretti, il report di Banca Intesa San Paolo registra performance negative nel 2023 per l'export del tessile pratese, meno 10%. In calo anche l'abbigliamento, meno 2%, ma ci sono anche segnali positivi. Sentiamo. Sono calate del 5,6% le esportazioni del distretto tessile e abbigliamento di Prato nel 2023 rispetto all'anno precedente. Una performance particolarmente negativa per il tessile, meno 10%, rispetto alla componente abbigliamento che ha chiuso l'anno con meno 2%. L'export del tessile e abbigliamento pratese, che vale il 7,5% di quello degli interi distretti industriali toscani, ha subito una contrazione particolarmente accentuata nel secondo e terzo trimestre 2023, rispettivamente meno 6,4% e meno 11%. Più contenuto è il calo del quarto trimestre, condizionato dall'alluvione dello scorso novembre e chiuso con meno 4,8%. Subito dopo, fin dalle prime ore successive a quello che è stato l'evento alluvionale, la reazione è stata forte, immediata, ha permesso di ripristinare la continuità produttiva veramente nel giro di poche settimane. Questo ha fatto sì che ovviamente il distretto non abbia perso quella che è in qualche misura la capacità di presidiare i mercati internazionali, fermo che il distretto tessile, come quello in generale della moda e dell'abbigliamento, è quello che forse nel 2023 ha sofferto un maggior rallentamento, legato anche a una minor domanda da parte delle maison del lusso, che sappiamo essere l'elemento caratteristico del nostro settore produttivo. Nel panorama dei dati presentati da Intesa San Paolo ce n'è uno molto positivo per Prato. Sono qui collocate oltre un quarto delle 235 imprese toscane classificate come champion, ovvero aziende manifatturiere che nell'ultimo quadriennio hanno aumentato in misura maggiore alla media il proprio fatturato, abbiano accresciuto il numero degli addetti e possano vantare un assetto patrimoniale di prim'ordine. I dati del monitor dei distretti di Intesa San Paolo accomunano il tessile all'andamento del comparto moda, che in Toscana ha realizzato esportazioni per 16,2 miliardi di euro con un calo del 5,9%, mentre a trainare in segno positivo il dato complessivo delle esportazioni toscane è il balzo del polo farmaceutico e biomedicale, che ha registrato una crescita del 38,8% e fatto affari con l'estero per 7,8 miliardi. Nel report di Banca Intesa analizziamo un interessante miglioramento dell'export soprattutto nei paesi europei e anche negli Stati Uniti, dove i settori che maggiormente hanno fatto un performance positiva sono il farmaceutico e il manifatturiero, che è uno dei cavalli di battaglia della nostra regione. Il governo ha deliberato un ulteriore stanziamento di 88 milioni e 500 mila euro alla regione toscana, destinati a varie necessità legate alla ricostruzione in seguito all'alluvione che ha colpito duramente alcuni territori nel novembre scorso. Lo rende noto la parlamentare pratese di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta, che spiega come questa tranche di fondi, stabilita in seguito alla ricognizione dei tecnici del Dipartimento di Protezione Civile, è destinata alla realizzazione di interventi o al rimborso delle spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per la gestione di rifiuti e macerie. Dall'inizio dell'emergenza, evidenzia la porta, il governo ha destinato quasi 345 milioni alla Toscana per famiglie, industria, agricoltura e imprese esportatrici. Confidiamo nella stessa prova di responsabilità ed attenzione da parte della struttura commissariale della regione toscana, conclude la porta. Ed è tutto pronto per le celebrazioni del 1° maggio, festa dei lavoratori. Vediamo allora gli appuntamenti in programma in città.
Costruire insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Con questo slogan anche a Prato, domani 1 maggio, verrà celebrata la festa dei lavoratori. Le manifestazioni promosse da CGIL e CISL UIL vedranno come di consueto da Piazza Mercatale la partenza del corteo, a cui prenderà parte anche il sindaco Matteo Biffoni con il gonfalone comunale e il corpo dei Valletti. Le celebrazioni avranno inizio alle 9 con la Santa Messa in Cattedrale, quindi alle 10.30 da Piazza Mercatale la partenza del corteo che sfilerà per le vie del centro con tappa finale in Piazza delle Carceri, dove alle 11.30 è previsto il comizio conclusivo di Lorenzo Pancini, segretario generale della Camera del Lavoro. Sempre domani alle 8.30 in Piazza Cardinale Nicolò, il Comune di Prato renderà omaggio alla festa dei lavoratori con la deposizione di una corona d'alloro al monumento in onore dei caduti e degli invalidi del lavoro. Assieme al sindaco ci saranno i rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL UIL e dell'AMMIL, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi. Nel pomeriggio alle 17 nel Salone Consiliare del Comune è in programma l'esibizione del concerto cittadino Edoardo Chiti, mentre alle 17.30, come da tradizione in Duomo, il rito dell'ostensione della Sacra Cintola, presieduto dal Vescovo Giovanni Nerbini. La cronaca: è stato rapinato da due coetanei mentre aspettava il bus per andare a scuola presso una fermata in via Firenze. Attorno alle 7.30 di ieri mattina il giovane, un ragazzo minorenne, è stato affiancato da due nordafricani che hanno estratto un coltello ed hanno puntato a cellulare e portafoglio. La vittima ha provato a impedire la rapina e nel corso della colluttazione ha subito escoriazioni al volto e alle mani con prognosi di 7 giorni. Alla fine i due rapinatori sono scappati con il bottino. La polizia è intervenuta sul posto dopo qualche ora. Ha rintracciato i due aggressori. Si tratta di due minorenni che, nonostante la giovane età, sono già aggravati da precedenti per reati analoghi. È così scattata la denuncia all'autorità giudiziaria dei minorenni di Firenze. Ancora due arresti per caporalato all'interno di confezioni cinesi. In manette sono finiti due cittadini cinesi che occupavano connazionali in condizioni di sfruttamento, corrispondendo agli operai una retribuzione notevolmente inferiore a quella dovuta, con orario di lavoro dilatati e riposi insufficienti, commettendo violazioni in materia di salute e sicurezza e sottoponendo i lavoratori a condizioni alloggiative degradanti. La misura cautelare chiesta e ottenuta dalla Procura di Prato è stata eseguita a seguito di una delle numerose verifiche effettuate nell'ambito del progetto Alt Caporalato, coordinato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato e Pistoia assieme all'Arma. Presentata la lista civica a sostegno di Ilaria Bugetti, questa è Prato. Sanità, sport, professionisti, scuola e sociale, i mondi rappresentati. Professionisti, consiglieri comunali uscenti, esponenti del mondo della sanità, dello sport, del sociale e membri dell'associazionismo cittadino. È un gruppo di 32 candidati al Consiglio Comunale che vuole essere il più rappresentativo possibile del territorio, vicino all'elettorato più moderato e che guarda al centro. Quello che caratterizza la lista civica, questa è Prato Bugetti, che sostiene la candidata sindaco del centro-sinistra a Prato. Racconta di tante persone che vivono una città, professionalità, competenze, ognuna in un mondo diverso, ma ognuna che rappresenta in qualche modo un servizio che fanno anche per la città, per i cittadini e le cittadine. Quindi professionisti in campo medico, in campo sportivo, ma anche tanto altro. Si parla di giornalismo, si parla di tante cose. E questo rappresenta un messaggio vero che questa città vuol mandare in una maniera composita e ognuno rappresenta un pezzettino importante che arricchisce il progetto nostro della lista e anche del programma. Ci sono consiglieri uscenti, quindi ci sono esperienze di persone che hanno già fatto un'esperienza da consigliere comunale, ma ci sono anche persone nuove che si candidano a rappresentare quello che è il nostro bene comune e quindi il bene della città. È una lista, sì, che ha dei temi, ma ha veramente un contenuto molto largo che riguarda veramente la città a 360 gradi. E questo ci dà veramente forza. Queste 32 persone sono veramente persone di spessore. Il candidato del centrodestra, Gianni Cenni, punta sullo sviluppo di una nuova coscienza turistica. Il turismo, nuova scommessa con una gestione manageriale in grado di analizzare i punti di forza del territorio ed esaltarli attraverso una proposta integrata ad alto tasso di attrattività, ha detto Cenni.
Prato deve evolvere la sua propensione turistica, deve assimilare una nuova coscienza del turismo e creare le condizioni per proiettarsi nel circuito delle mete italiane. Pensiero di Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, per il quale sul tema turismo è il momento di creare una Destination Management Company, ovvero una struttura che si occupa di sviluppare tutte quelle politiche finalizzate a produrre flussi turistici. Per il candidato del centrodestra occorre pensare ad una strategia con orizzonti larghi che metta in moto il settore turistico e a cascata crei le condizioni per investimenti imprenditoriali. Per questo è essenziale affidare a professionisti le chiavi del turismo. Un cambio di passo sotto l'aspetto anche della mentalità, creando una interconnessione anche con le linee guida e con la valorizzazione del patrimonio culturale e della cultura pratese. E poi, dal punto di vista più operativo, la creazione di una struttura, quelle che sono note le DMC, le quali sono in realtà delle strutture di diritto privato con un management orientato a aprire le linee guida dei corridoi turistici e quindi a creare delle opportunità nuove e diverse, mettendo in sinergia tutti quelli che sono i valori della città, perché abbiamo la possibilità, per esempio, di attivare un turismo industriale, un turismo religioso, un turismo legato anche alle nostre eccellenze culinarie, gestione manageriale. Quindi anche un qualcosa che deve avere come obiettivo meno burocrazia, ma soprattutto un qualcosa che deve cogliere le opportunità che il mercato turistico offre. Sul tema del rilancio del centro storico e del commercio interviene anche il candidato sindaco di Prato Merita, Mario Daneri, che lancia una serie di proposte. Una zona pedonale più grande, più aree di parcheggio nelle immediate vicinanze del centro storico, un piano condiviso e di qualità dell'arredo urbano ed un sistema di videosorveglianza che unisca quello privato al sistema pubblico. Per Daneri occorre coinvolgere maggiormente gli operatori commerciali del centro nell'organizzazione della Prato Estate. Inoltre per Daneri serve anche un piano di incentivi per l'insediamento di negozi no food nelle strade più colpite dalla desertificazione del commercio. Infine più controlli e la costituzione di un centro commerciale naturale. Due imprese in conto terzi hanno deciso di condividere quote di capitale e assieme ad esse anche parte dei rispettivi percorsi. Si tratta della lavatura industriale La Fonte SPA e del vaporizzolia SRL. Da inizio 2024 hanno dato vita ad una forma di aggregazione che vede coinvolto direttamente l'assetto societario. Nel panorama tradizionalmente individualista del tessile pratese, la loro iniziativa rappresenta una piccola rivoluzione che potrebbe rappresentare un modello a cui ispirarsi. Piero Ceccatelli ha intervistato per la rubrica Pratesi della Domenica su tvprato.it l'imprenditore Stefano Betti, titolare del vaporizzolia SRL. Vediamo un estratto. Praticamente ognuno ha investito nell'azienda dell'altro, perché ritenevamo un buon investimento, ma soprattutto la cosa è partita dalle persone, c'è una stima, c'è una convinzione che si possa condividere un progetto insieme. Ci siamo conosciuti nell'ambito di Prato Futura, associazione culturale di cui siamo soci sia io che Simone Paci e Paolo Cirri, altro socio della lavatura industriale della Fonte, e abbiamo preso spunto dai tanti stimoli di studi di distretti, di esperienze di altre realtà anche fuori da Prato, e raggiunto la convinzione si potesse fare anche con aziende piccole che operano in conto terzi, aziende medie pratesi. Ecco, fra le vostre aziende è avvenuto uno scambio di quote o di azioni? Sì, c'è stato un acquisto da parte di vaporizzolia del 10% delle quote di lavatura industriale La Fonte e viceversa. La zona industriale La Fonte ha acquistato il 10% di vaporizzolia SRL. L'esperienza sta già stimolando qualcuno a limitarvi? Mi auguro di sì. La finalità è quella di raggiungere una rete, un contratto di rete con adesioni ulteriori a quelle di vaporizzolia e lavatura industriale La Fonte per ottenere economie di scala, razionalizzazione delle forniture, un miglior potere d'acquisto
e raggiungimento di coperture per risorse che individualmente non possiamo permetterci. Un eccezionale weekend nell'ASL Toscana Centro di donazioni di organi e tessuti con due eventi negli ospedali aziendali di Prato e Firenze. È quello delle giornate tra sabato 20 e domenica 21 aprile che ha avuto come protagonisti i team degli ospedali Santo Stefano e San Giovanni di Dio e dell'Hospice delle Oblate. Primo motore che ha reso possibile le donazioni, la generosità delle famiglie dei donatori, grazie alle quali è stata data una concreta speranza di vita ad almeno 6 pazienti in lista d'attesa. In particolare all'ospedale Santo Stefano, ad uno stesso donatore di 55 anni, sono stati prelevati più organi. Il cuore, che è stato trapiantato a Siena, i due reni e una parte del fegato, che può essere diviso, sono stati accettati da un centro trapianti extraregionale per una urgenza pediatrica, mentre l'altra parte è andata a Pisa. Sono stati donati anche i polmoni, la cute e le cornee. Cambiamo argomento, è arrivato a conclusione a Prato AgriNet for Education, il progetto cofinanziato dall'Unione Europea dedicato alla sostenibilità ambientale che ha visto anche la partecipazione della nostra emittente. Gli studenti della quarta B della scuola primaria Ciliani, capofila del progetto tra gli istituti pratesi, hanno affrontato il tema del contrasto ai cambiamenti climatici realizzando un video. La scuola primaria Ciliani dell'Istituto Comprensivo Filippino Lippi di Prato ha colto la sfida di affrontare il delicato tema del contrasto ai cambiamenti climatici, uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria. Protagonisti del progetto, i bambini della classe 4B. Un obiettivo che è stato sviluppato dagli alunni attraverso la realizzazione di un video. Teniamo pulita la nostra città. Quando puoi, vai in bicicletta. O a piedi. Fai la raccolta differenziata e falla bene. Nerve plus. Ricicliamola. Usate la borraccia. Non inquinare. Spengi l'aria condizionata. Guarda che io ti vedo. Animale, ciao. Abbiamo pensato al video perché ci ha dato la possibilità di coinvolgere tutti i bambini e, permettendo loro di esprimersi liberamente, anche ognuno nella propria lingua, proprio perché il progetto riguarda tutti a livello globale, non solo personale. E questo quindi ha dato la possibilità ad ognuno di loro di esprimersi, di divertirsi, di recitare in piccoli sketch che hanno voluto mostrare come il tema affrontato abbia risonanza e abbia una caduta sulla vita di tutti i giorni. Tra l'altro con una declinazione legata anche al nostro territorio. Sì, diciamo che il set che fa da sfondo al video è proprio la città di Prato, che purtroppo ultimamente è stata colpita da eventi naturali che hanno scosso molto i nostri bambini e quindi è proprio lo sfondo ideale per mostrare come questo cambiamento climatico possa influire sulla nostra vita. Yeah! Ai miei tempi Prato era la città dello sconforto, dove piove, tira vento e suona morto. Adesso lei è diventata la città dei paradossi. D'inverno fa caldo, tira vento e se piove si rompono i fossi. Com'è stato lavorare a questo progetto, realizzare un video insieme ai tuoi compagni? Bello e emozionante, perché ci ha insegnato sempre di non inquinare e gli adulti, dare esempio agli adulti. Mi è piaciuto. E cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato la raccolta differenziata e come è cambiato le zone climatiche di Prato.
E al progetto AgriNet è dedicata la prossima puntata di Obiettivo Prato, in onda domani, mercoledì 1 gennaio alle ore 21. Oltre alla scuola primaria Ciliani sarà dato spazio anche ai progetti realizzati dagli alunni delle classi 4a e 4b della scuola Pizzi di Monte, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Cambiamo argomento, proseguono le visite istituzionali del nuovo prefetto Michela Laiacona, che ha incontrato i vertici del comando provinciale dei Carabinieri. Nel corso della visita istituzionale il comandante provinciale, colonnello Francesco Schilardi, ha illustrato al prefetto le varie attività e risultati conseguiti dai militari dell'arma, soffermandosi sul contributo prestato nelle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio. Il prefetto ha espresso il suo ringraziamento per l'incondizionato impegno e il servizio reso dai Carabinieri a beneficio di tutta la comunità. Sabato prossimo alle ore 15 al santuario di Santa Maria della Pietà, ultimo appuntamento del percorso alla scuola di Maria con suor Elena Zanardi. Il ciclo, che ha visto la partecipazione di moltissime persone, si chiude con la lettura integrale del Vangelo di Marco. Ce ne parla Giacomo Cocchi. Suor Elena, la scuola di Maria sta arrivando alla conclusione del suo percorso, una decina di incontri molto partecipati, quasi un centinaio di persone ad ogni appuntamento. Sabato prossimo c'è l'ultimo, vivrete un'esperienza particolare. Sì, abbiamo deciso di fare un evento che non vuole essere una rappresentazione teatrale, ma vuole essere un evento di fede, ripetendo quello che è il motivo per cui il Vangelo di Marco è stato scritto, un lungo racconto che veniva letto la notte di Pasqua ai cristiani che chiedevano il battesimo. Anche noi ascolteremo questo lungo racconto, saranno due voci, una maschile e una femminile, e al termine di questo racconto anche noi rinnoveremo le nostre promesse di battesimali, rinnovando l'impegno del nostro battesimo. Non è una cosa inventata da noi. In giro d'Italia viene fatto in molte parrocchie, soprattutto al nord. A Prato è stato fatto nel 95 dall'allora vescovo Gastone Simoni, quando al termine di un anno di catechesi sul Vangelo di Marco chiamò appunto l'attore Massimo Polizio a leggere il Vangelo di Marco, e fu un'esperienza bellissima perché, pur essendo luglio, la cattedrale era gremita. Anche se alla fine di un percorso, tutti possono partecipare sabato prossimo nella chiesa di Santa Maria della Pietà alle ore 15. Tutti possono partecipare, anzi tutti sono invitati. L'aver voluto intitolare il nostro Scuola di Maria è proprio per questo, è mettersi ai piedi di Maria e ascoltare quello che lei ha da dirci. A quasi un anno dalla scomparsa, Prato torna a rendere omaggio a Francesco Nuti con la rassegna Buon Compleanno Francesco, ideata e condotta dal giornalista Federico Berti e realizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la Casa del Cinema di Prato. Il primo appuntamento è per lunedì 6 maggio alle ore 21:15 al Cinema Terminale con la proiezione dell'ultimo film dal regista di Francesco Nuti, Caruso Zero in condotta. A introdurre la visione del film sarà ospite Anna Maria Malipiero, compagna di Francesco e madre della figlia Ginevra. Le proiezioni proseguiranno fino al 14 giugno, quando in quel caso al Castello dell'Imperatore sarà proiettato il film Il Signor 15 Palle, alla presenza dello sceneggiatore pratese Mario Rellini. The Colors tornano a Prato a distanza di 9 anni dalla loro prima esibizione in città. The Colors European Tour 2024-2025 parte a maggio e la band sarà per la prima volta nei festival e nelle arene europee. Il 2 settembre sarà la volta di Prato, nel cartellone di settembre Prato è spettacolo, nella piazza che li ha visti ospiti per un fortunatissimo concerto che andò velocemente sold out nella prima edizione del festival nel 2015. Reduci dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con il Un ragazzo e una ragazza, The Colors torneranno dunque ad esibirsi in Piazza Duomo la sera del 2 settembre. Passiamo adesso allo sport. Il Prato in Serie B 60 anni dopo, premiati 4 protagonisti di quella storica impresa. Ce ne parla Massimiliano Masi. A 60 anni esatti dall'ultima partecipazione del Prato al campionato di Serie B, il vicepresidente del Comitato regionale toscano, Massimo Taiti, ha voluto premiare 4 protagonisti pratesi di quella squadra che faceva sognare. I premiati sono stati Bruno Arriva, Vincenzo De Dura, Italo Rizza e Riccardo Moradei. A nostri tempi ci si divertiva, stavamo in campo per divertirsi, anche per vincere, certamente.
ora non si può fare il confronto del calcio d'oggi al nostro, però che era un grandissimo gruppo. Ed è la cosa più importante, il gruppo fa assoluto. Che noi eravamo giovani e si sapeva in squadra gente più anziana di noi, ma ci accoglievano come diciamo fratelli. Cos'è cambiato in questi 60 anni? Prato per lei è insomma una città importante, perché oltre al calcio ha trovato molto di più. Allora, prima di tutto vorrei che i nostri pratesi fossero più vicino al Prato, che come ai tempi nostri c'era una società, c'erano dei dirigenti, c'erano degli industriali. Ora purtroppo anche nelle società è un po' cambiato. Il gioco mi sembra un pochettino più bene, però come giocatori siamo un po' scadenti. Itadorizza, Prato che deve tornare ai fasti di quando lei era protagonista. Speriamo che torni in Serie B il più presto possibile. Come già detto Vincenzo, prima c'era la società, c'erano i giocatori che con passione si sentiva per la città di Prato. Ora c'è tutta gente nuova, tutti di fuori, penso non siano attaccati come c'erano attaccati noi, perché anche noi andando in B c'erano sei ragazzi di Prato, cresciuti in Prato, e si è giocato in Serie B. Sicché ora non succede più questo affare, e il Prato è di fatti e va sempre peggio. La premiazione si è svolta al centro civico Sandro e Lea Pitigliani di Via Milano, alla presenza di un pubblico appassionato che ha festeggiato i quattro campioni lanieri. Una vera giornata di festa nel ricordo di una pagina indelebile nella storia del calcio della nostra città. Adesso la nostra agenda con tutti gli appuntamenti in programma. Domani alle 17 in Piazza del Comune a Prato il concerto cittadino Edoardo Chiti si esibisce per il concerto del 1° maggio. Giovedì 2 maggio alle 11 in via Adda Montemurlo inaugurazione itinerante delle 5 opere di Morales appartenenti al progetto di street art Fiori sulla Pietra. La partenza è prevista da via Adda, l'itinerario proseguirà in via Napoli, via Carducci per concludersi in piazza Don Milani. È tutto per questa edizione del nostro TG, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma, poi le anticipazioni dei programmi della serata. L'informazione torna invece giovedì alle 13.45. Grazie per essere stati con noi, una buona serata e arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Piacere della pasticceria Vella Caffè. Buonasera a tutti e bentrovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani, primo giorno del mese di maggio. Notiamo una vasta area di pressione aria che dal vicino Atlantico si sposta sul Mediterraneo centrale, associata al transito di alcuni sistemi perturbati. Il primo interesserà la nostra penisola proprio nella giornata del 1° di maggio. Quindi andiamo a vedere che tempo ci aspetta nella giornata di domani, una giornata che parte con molte nubi, delle piogge sparse a partire dalle zone costiere, venti di scirocco, mari mossi e temperature minime attese in aumento a causa della maggior copertura nuvolosa. Seconda parte della giornata molto più instabile, associata a rovesci un po' su tutta la nostra regione, ma anche a locali temporali attesi
in particolare lungo la fascia costiera. Venti occidentali, mari mossi, temperature massime in sensibile calo fino a 20-22 gradi. Concludiamo dando uno sguardo alla successiva giornata, quella di giovedì. Anch'essa caratterizzata da cielo nuvoloso, poi da metà mattinata è previsto un peggioramento a partire da ovest con piogge che si estenderanno poi anche al resto della regione. Nella seconda parte della giornata passa il sistema con rovesci e anche qualche temporale, con una tendenza a maggior variabilità poi a partire proprio dalle zone costiere. Venti di libeccio, mari molto mossi, temperature in ulteriore diminuzione con massime che non dovrebbero superare i 20 gradi. È tutto.